Ciao, sono Katrina Norbeta e sono la cofondatrice e direttrice creativa di Mash&Co. Io ho studiato graphic design e grafica editoriale presso l'Accademia di Belle Arti di Catania. Mash&Co è il mio studio di produzione transmediale fondato insieme al mio socio Valerio. Creiamo videogiochi, applicazioni e serie animata basati su storie e personaggi creati da noi. Le nostre narrazioni narrative sono ispirate a tematiche sociali, ambientali e culturali. Mash&Co nasce come progetto di tesi mio e del mio socio all'Accademia di Belle Arti di Catania. Volevamo creare un progetto che accompagnava la nostra tesi sugli effetti dei videogiochi in ambito dell'apprendimento, ma il nostro obiettivo era quello di portare questo progetto a qualcosa di più ampio e più grande. Il primo che ha creduto nel nostro progetto è stato Microsoft, con un programma che si chiamava AppCampus e ci ha dato la possibilità di comprendere meglio le potenzialità del nostro prodotto, del nostro progetto. E poi ci ha aiutato a capire meglio come metterlo sul mercato. Oltre agli investimenti delle nostre famiglie, amici, eccetera, Microsoft ci aveva dato anche un gettone per poter sviluppare la nostra applicazione con una struttura più solida e potesse rispondere alle esigenze che chiedevano appunto per poter sviluppare questo progetto anche nel loro Windows Phone Store. Dopo Microsoft c'è stato il programma di accelerazione di Team che si chiamava Team VCAP, che ci ha dato un altro gettone, un altro grant per poter ampliare il nostro progetto e creare appunto la nostra startup. Mash&Co ha la base a Taormina in Sicilia, ma siamo anche a Lille in Francia. La storia di Mash&Co in Francia nasce perché nel lontano 2017 il governo francese ci ha dato la possibilità di esplorare l'ecosistema delle start-up in Francia, collocandoci a Lille, dove c'è un cluster di aziende e start-up in ambito creativo, e quindi abbiamo anche aperto la nostra sede lì. Credo che non sia stato difficile lanciare ai nostri tempi la nostra start-up, anche perché grazie ai percorsi di accelerazione che c'erano, ci ha dato una grande mano a capire, comprendere meglio, diciamo, come lanciare. Sicuramente quello che è stato più difficile è che noi avevamo un nostro prodotto legato all'educational tech che trova poco riscontro con le altre tipologie di prodotti che le altre startup sviluppavano. Sicuramente avendo la formazione creativa e artistica e di design ci ha permesso di vedere i nostri prodotti da un altro punto di vista e insieme ai nostri collaboratori abbiamo, diciamo, creato un nostro modo di fare che possibilmente non è consueto, ma che ci ha comunque permesso di sviluppare i nostri progetti. Innanzitutto di investire nella rete, nel networking, frequentare meetup o comunque diciamo, eventi dove ci sono professionisti, eccetera. Ma quello che consiglierei, questo in generale, è che di non considerare solamente un modo per poter raggiungere i propri obiettivi. Ce ne sono altri, vale la pena scoprirli e capire appunto quello che fa più al vostro caso per poter realizzare i vostri sogni, quindi i vostri progetti e così via. No, non credo che questo dipenda dal tipo di formazione che le donne scelgono. Quello che importa, secondo me, è l'attitudine, il grado di ambizione e di determinazione che ognuno di noi porta e che, con i quali si vogliono raggiungere diversi obiettivi. Super Sofia è la storia di Sofia e dei suoi amici all'interno dei racconti di nonna. È un videogioco e una serie animata che racconta di miti e leggende siciliane, mediterranee e non solo ai bambini attraverso i nuovi mezzi che oggi utilizzano come applicazione e videogiochi.
Beh, innanzitutto, essendo un'azienda siciliana, ci è venuto molto naturale raccontare appunto qualcosa che noi già conosciamo. Sicuramente Super Sofia non vuole raccontare solamente miti e leggende siciliane, ma vuole raccontare altre tipologie di storia, anche perché per noi le storie ci permettono di comprendere le nostre identità e poter esprimere, poter raccontare queste storie alle nuove generazioni è la nostra missione.